Allora, vi sentite proiettati negli anni 70, viste queste due facce e questi rive che abbiamo scelto apposta? Queste due facce da dura. Queste due facce da dura, esatto. E la dura, diciamolo, che cos'era? La dura era la rapina, questa è, voi non lo sapete, ma abbiamo appena concluso la dura di via Rosselli, ossia la presentazione del nuovo romanzo di Paolo Rovazzi a Novara in via Fratelli Rosselli 45. Mi ha fatto un po' di spot per un'altra rapina, esatto, che faremo. Esatto. E il romanzo si chiama Milano Criminale e guarda un po', parla proprio degli anni caldi della Mala Meneghina. Parla di 14 anni di storia criminale milanese dal 58 al 72, tra due rapine, diciamo così, dalla rapina di via Osoppo alla rapina di San Valentino in via Monterosa. Sono 14 anni romanzati, quindi da leggere assolutamente come un romanzo, perché gli episodi, diciamo, la scansione temporale è reale, i personaggi non lo sono, o perlomeno sono ispirati a personaggi reali, ma agiscono per loro conto. Quindi il bandito nato e cresciuto Giambellino si chiama Vandelli, quindi non come credete voi. Il commissario democristiano. Il commissario democristiano si chiama Santi. Antonio Santi, insomma, quello che lo inseguirà per tutto il tempo. Perciò poi ci sono, non so, uno che è un solista del Mitra, si chiama Leandro Lampis, questo che ha questa mania di andare a rubare. C'è il bandito dai denti di lupo, della banda Cavalieri. Non so se... insomma, l'anarchico distratto che cade giù da una finestra. Per esempio, succedono un sacco di cose che secondo me avete già sentito da qualche parte. Non raccontate così seriosamente. Il motivo per cui siamo qui in bella compagnia è perché da qualche anno, bene o male, ci tocca di fare lo stesso mestiere, che non sono fortunatamente le rapine, bensì scrivere romanzi gialli e noir. Rubiamo i lettori, in esatto, realtà. Esatto. Le uniche vittime sono i lettori. Infatti anche Simone ha scritto un libro che si chiama 70, quindi sullo stesso periodo, quindi lui ha scritto anche prima, io ho copiato, mi sono copiato dal suo, spudoratamente, ma essendo dei turisti ci rubiamo. Fratelli, quindi insomma, signori belli di Novara.com, i turisti di via Rosselli, Paolo Roversi, Simone Sarasso, i nostri libri sono qui, allora 70, edito da Marsiglio, Milano Criminale, edito da Rizzoli. Grazie, ciao.